Buonasera e benvenuti al nostro TG regionale, il docente universitario dell'Università di Siena che è salito alla ribalta recentemente per i tweet filo Hitler ha chiesto di andare in pensione e avendo requisiti andrà in pensione. Però restano in ponte tutte le indagini della magistratura e anche l'attività del Consiglio di Disciplina dell'Università di Siena. Il servizio di Gigliola Caridi. Niente licenziamento per il professore che inneggiava a Hitler su Twitter. Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto all'Università di Siena, ha pensato bene di evitare la sanzione disciplinare più estrema, chiedendo il pensionamento anticipato. Pensionamento che sarà valido a tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio 2020. Intanto oggi si è riunito il Consiglio di Disciplina che dovrà comunque esprimersi sulle sorti del professore finito nella bufera qualche settimana fa. Il Collegio ha esaminato tutto il materiale trasmesso e per acquisire ulteriori elementi di giudizio ha deciso di convocare, oltre all'interessato, alcuni rappresentanti degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e il Presidente del Comitato della Didattica. Il procedimento disciplinare sanzionatorio va comunque avanti a prescindere dal fatto che Castrucci andrà in pensione. La prossima riunione sarà a gennaio. Poi sarà al Consiglio di Amministrazione approvare o no le sanzioni decise. Nel frattempo il Rettore aveva già bloccato tutte le attività didattiche di Castrucci, che è indagato dalla Procura di Siena per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa aggravata da negazionismo. La Procura aveva chiesto anche il sequestro del profilo Twitter del docente, ma il GIP del Tribunale Senese Roberta Malavasi aveva rigettato l'ordinanza, sostenendo che in quei tweet non c'erano gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio razziale, ma solo una rilettura storica e apologetica della figura di Hitler. Andiamo a Pistoia, dove Forza Nuova ha indetto una raccolta di firme contro Don Biancalani, una raccolta di firme che adesso viene fortemente criticata dalla diocesi di Pistoia. Patrizio Ceccarelli. Siamo costretti di fronte all'ennesima provocazione della sedicente organizzazione Forza Nuova a stigmatizzare in maniera netta l'azione che, da ciò che si apprende dalla stampa, nei prossimi giorni sarà messa in atto nel centro di Pistoia nei confronti di un sacerdote della nostra diocesi. È la presa di posizione della diocesi di Pistoia dopo che Forza Nuova ha annunciato per sabato pomeriggio una raccolta firme per chiedere al vescovo l'allontanamento di Don Massimo Biancalani dalla parrocchia di Vico Faro, dove vengono ospitati molti migranti, alcuni dei quali dormono in chiesa. La pretesa della suddetta organizzazione si legge in una nota della diocesi come di qualunque altra di indicare e giudicare l'operato di un sacerdote è assolutamente inaccettabile, ancora più grave quando questa azione è direttamente rivolta contro un singolo sacerdote in persona e nei confronti della sua azione pastorale. Il vescovo Tardelli ricorda a tutti che sul l'operato di un prete, sul suo insegnamento e sulla sua azione pastorale, giudice è soltanto il vescovo, che non si esime certo dal valutare con attenzione le varie situazioni. Nessun altro può prendere il suo posto. Chi ha da fare critiche le faccia sempre con umiltà, disinteresse e carità cristiana, direttamente al prete o al vescovo. La Chiesa di Pistoia, conclude il documento, respinge e respingerà con fermezza ogni tipo di intimidazione o minaccia nei confronti dei propri sacerdoti, in particolare per le azioni che provengono da movimenti che niente hanno a che fare con la vita religiosa della Chiesa o, peggio, ne mettano a rischio la serenità. Hanno cercato di rubare un paio di scarpe di valore nella boutique di Louis Vuitton in piazza Strozzi nel centro storico di Firenze, ma sono stati scoperti dagli addetti alla sicurezza con i quali hanno ingaggiato una colluttazione e quindi sono stati arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti padre e figlio di origini boliviane ma naturalizzati italiani, rispettivamente di 47 e 27 anni, già noti alle forze dell'ordine. Per loro l'accusa è di rapina, lesioni e ricettazione. Il blitz nelle bische della polizia a Prato serviva per arrestare il mediatore delle liti nella comunità cinese, scoperto anche un giro di vino pregiato contraffatto. Il commento del procuratore Nicolosi, il suo, rispetto alla persona che è stata arrestata, è un ruolo simile a quello presente nella cultura mafiosa. Claudio Vannacci.
Era finalizzata ad arrestare un personaggio di spicco della comunità cinese, il blitz della polizia di ieri in via Castagnoli, dove è stata scoperta una bisca clandestina. Gli uomini della squadra mobile, diretti da Gianluca Auriglia, cercavano e hanno trovato il 43enne Zhu Jili, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo è anche il gestore della bisca di via Castagnoli e di un'altra, sempre nella zona del macro lotto 0, dove ieri nel corso del blitz i poliziotti hanno bloccato e denunciato complessivamente ben 55 persone sorprese a giocare d'azzardo. L'obiettivo dell'operazione era però Zhu, il cui nome è saltato fuori nell'ambito delle indagini sulla guerra tra bande cinesi per il controllo della prostituzione, che ha già portato a numerosi arresti in relazione a due gravi episodi: lo scontro con coltelli e pistole alle cascine di tavola e un pestaggio al Wollard Hotel. Zhu è anche il risultato implicato in un giro di vino di marca contraffatto che veniva esportato in Cina, bottiglie di vino comune spacciato per Brunello e Sassicaia con la complicità di due italiani di Arezzo denunciati per frode in commercio. Tornando al ruolo di Zhu, che ha numerosi precedenti anche per reati gravi come il tentato omicidio, il procuratore Giuseppe Nicolosi e il capo della mobile Gianluca Auriglia hanno usato la definizione simil mafioso. E questo personaggio è stato arrestato con l'imputazione di estorsione per avere fatto da paciere intermediario tra chi aveva formulato la richiesta estorsiva e chi la doveva assecondare. Ecco, si tratta di questa figura che, come si diceva, era abbastanza nota ad altre latitudini, e il personaggio in questione, per quanto è emerso sia da questa che da altre indagini, è un personaggio influente nella comunità cinese. Tornando ai blitz, nelle bische di ieri i poliziotti hanno sequestrato circa 15.000 euro in contanti e 250 bottiglie di vino adulterato e contraffatto con l'apposizione di etichette che richiamavano marchi noti. Hanno raggirato una donna fiorentina attraverso un profilo social falso attribuito a un militare americano, convincendola a pagare 40.000 euro, inducendola a credere che il denaro sarebbe servito a costruire un orfanotrofio a Firenze. Per questo tre uomini sono stati denunciati dalla polizia postale. Le indagini sviluppate sul flusso di denaro movimentato sui conti correnti riconducibili ai tre personaggi, due originari della Nigeria e uno del Camerun, hanno permesso di recuperare i soldi pagati dalla donna e altri 100.000 euro considerati frutto di altre truffe simili. L'incontro per i tradizionali auguri del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ai giornalisti ha offerto l'occasione per parlare dei progetti che riguardano la città. Maria Teresa Rabotti. Consueti auguri di Natale in Palazzo Vecchio, oggi a Firenze, del sindaco Dario Nardella. È stata l'occasione per parlare dei progetti per il 2020, dalla nuova pista dell'aeroporto al nuovo stadio, ma anche del ruolo che può rivestire il capoluogo toscano. Finisce un anno pieno di sfide, molte sfide davvero impegnative, a cominciare dalla campagna elettorale e la rielezione. La conclusione delle due linee tranviarie, ma comincia un anno altrettanto importante che sarà decisivo per molti progetti attesi da tempo, come l'aeroporto, la stazione dell'alta velocità con il sottoattraversamento e lo stadio. Andremo avanti anche sui progetti delle tranvie, perché abbiamo ricevuto questo mandato dai cittadini, e cioè proseguire questo processo di trasformazione della città. E poi l'augurio va a tutto il mondo dell'informazione, perché possa essere davvero un pezzo fondamentale della democrazia, perché i cittadini hanno il diritto di essere informati, in modo corretto, e sulla base di queste informazioni di poter anche partecipare attivamente alla democrazia e alla vita della città. Quindi un augurio a tutta Firenze, ai nostri cittadini, e un augurio al mondo dell'informazione che oggi incontriamo in questo tradizionale augurio di Natale. A proposito dello stadio, lei lo ha ricordato, oggi c'è Commisso che parla, fa un raffronto tra gli ettari della Mercafir, Campi Bisenzio, e quanto possono costare. No, io non replico, perché
sta lavorando la commissione tecnica, l'advisor sulla stima, dobbiamo rispettare le procedure e quindi anche diciamo evitare di fare continui interventi mentre ci sono dei tecnici che stanno lavorando, quindi non commento le dichiarazioni del patron commisso, al quale comunque faccio un grande augurio per questo Natale, perché verso di lui ho grande simpatia e molta stima. Si è parlato anche della smart sharing, la ex Car2Go che lascerà Firenze a fine febbraio, ma anche dello stanziamento del Ministero per la tranvia Firenze-Bagnaripoli. Da quello che ci è stato riferito, Car2Go non ritiene redditizia Firenze perché i tempi di spostamento sono molto brevi. Viene da ridere, ma il car sharing, col car sharing non si fanno soldi a Firenze perché non c'è troppo traffico e ci si sposta troppo velocemente. Quindi avanti tutta con la tranvia di Bagnaripoli. Come sapete la conferenza di servizi si è tenuta e quindi ormai mancano pochi passaggi amministrativi burocratici che comunque vanno fatti e quindi sappiamo bene che il 2020 sarà l'anno sia della variante VAX della Piazza Libertà, Piazza San Marco, sia dell'avvio dei lavori di Bagnaripoli. La sala operativa unificata della regione ha emesso un codice arancione per vento sul Quirinale appenninici e aree sottovento nelle province di Prato e Firenze dal pomeriggio di domani fino alla mezzanotte. Il codice diventa giallo su tutto il resto della Toscana per vento con forti raffiche sulle zone collinari e mareggiate in arcipelago e sulla costa sempre dal pomeriggio di domani venerdì fino alla mezzanotte. La perturbazione ha fatto emettere anche un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su tutta la regione dal pomeriggio di domani fino alla mezzanotte. Economia, il vivaismo fuori dalla crisi, stanno riprendendo i flussi di assunzione. Patrizio Ceccarelli. Per il vivaismo pistoiese la crisi è ormai solo un triste ricordo, anzi si pensa al futuro con rinnovato ottimismo, forti dei successi ottenuti negli ultimi due anni, soprattutto nel 2019, sia in termini di vendite che di investimenti. È questo lo spirito che si è percepito al consueto incontro per lo scambio degli auguri in vista delle festività natalizie all'interno della Vannucci Piante, azienda leader del settore a livello europeo. Incontro al quale hanno preso parte le principali autorità locali e regionali e durante il quale lo stesso Vannino Vannucci ha sottolineato come nel corso del 2019 nella sua azienda siano cresciute le assunzioni con l'ingresso soprattutto di giovani. Un bilancio positivo, anche direi anche quest'anno, da qualche anno fortunatamente anche il vivaismo è uscito dalla crisi nera che ci aveva un po' attanagliato qualche anno fa. Ci sono dei segnali buoni anche per 2020, quindi siamo ottimisti. Pochi giorni fa c'è stato il ministro, insomma vi ha un po' rincuorato, rassicurato. Sì, no, il ministro ci ha fatto una buona impressione, è venuto già con preparato, aveva voluto anche in anticipo un po' da noi un po' una scheda delle nostre problematiche, delle nostre istanze, ed è venuto direi anche con delle risposte e soprattutto ci ha promesso che a inizio anno ci sarà un tavolo specifico sul vivaismo, un tavolo vero dove ci saranno protagonisti i vivaisti e le istituzioni per cercare di portare avanti appunto i nostri problemi. È un settore che ancora traina l'economia a Pistoia. Noi nel nostro ambito Vannucci Piante quest'anno, mi permetto di dire, che abbiamo fatto due iniziative che direi di sottolineare, sono quella diciamo culturale qui al campus con l'apertura della biblioteca verde sugli alberi e sulle piante, e poi quella del vivaio a impatto zero, a glifosato zero, che sono due iniziative credo che debbano aprire una strada nuova anche per questo settore.
E rimaniamo a Pistoia, sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività del Museo Marino Marini di Pistoia, che custodisce le opere lasciate in eredità alla città dalla vedova del grande scultore. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marini in attesa che il TAR si pronunci sul ricorso presentato dallo stesso ente dopo il recente vincolo di pertinenza che lega le opere dell'artista alla sua città natale, scongiurando rischi di trasferimento delle stesse alla Fondazione Marini di Firenze. La decisione di sospendere l'attività del museo ha registrato il voto contrario del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che siede nel CDA della Fondazione, favorevole invece il presidente e gli altri membri del Consiglio. Tomasi ha reso noto di aver dato mandato all'ufficio legale del Comune di valutare tutte le possibili iniziative da intraprendere contro la decisione della Fondazione. Fiere successo delle aziende italiane alla Top International Commodity Fair in Cina. Il servizio di Patrizio Ceccarelli. 100.000 visitatori in tre giorni con accordi commerciali che superano i 5 miliardi di euro. Ecco il dato principale della OTOP International Commodity Fair, tenuta all'International Convention and Exhibition Center nella provincia cinese dell'Hunan. 35 le piccole e medie imprese italiane che hanno partecipato, coordinate da Minmao International, società con sede a Sesto Fiorentino specializzata in import-export Italia-Cina, che è stata confermata dagli organizzatori alla guida del Padiglione Italia anche per l'edizione che si terrà sempre in Cina a novembre 2020. È stato un grande successo. Le aziende italiane che abbiamo portato in Cina sono molto contente. Il nostro progetto Minmao Internazionale continua anche per i prossimi anni in Cina, ma anche in Italia. Noi della Minmao avevamo due obiettivi. Il primo era consolidare i rapporti con le istituzioni cinesi e il secondo era aiutare le aziende ad inserirsi in questo mercato cinese. E questi devo dire che sono stati raggiunti pienamente e siamo veramente soddisfatti. Abbiamo avuto un riscontro positivo anche perché abbiamo portato aziende con prodotti di eccellenza italiana. Gli organizzatori della fiera ci hanno fin da ora richiesto la nostra presenza per la fiera di novembre del 2020, visto il grande successo che abbiamo riportato con il Padiglione Italia. Abbiamo diversi progetti, creeremo un centro commerciale dove ci saranno tantissime eccellenze italiane, ma non solo food. Prospettive per organizzare una OTOP anche in Italia per i prossimi 3 anni, visto che sono rimasti molto contenti e quindi ci hanno assicurato che vogliono in ogni caso riproporre questo evento anche qui in Italia. Riaprirà entro la fine del 2022 con un immobile restaurato e un nuovo allestimento il Museo Archivio Ricciarginori della Manifattura di Docce a Sesto Fiorentino. Questa è la data prevista nel cronoprogramma per la riapertura del museo, che è chiuso dal 2014 in seguito al fallimento della vecchia proprietà Ricciarginori e che sarà ora gestito dalla nuova fondazione costituita oggi con un atto firmato dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dal Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Con quasi 2 milioni di fondi CIPE per il restauro e risanamento conservativo del museo, 4 milioni per l'acquisto della collezione di opere in porcellana e somme inferiori per interventi di conservazione, si tratta di un'operazione che supera i 6 milioni di euro. Primo bilancio di Alia sul porta a porta a Fiesole, i dati sono positivi e il sindaco Ravoni commenta: all'inizio alcuni cittadini erano contrari, ma adesso sono proprio i cittadini ad essere quelli più collaborativi. È un bilancio positivo quello della raccolta porta a porta messo in campo da Alia Servizi Ambientali S.p.A. nel comune di Fiesole, Firenze, attivato lo scorso luglio. Nel mese di settembre sono già stati rilevati alcuni dati incoraggianti. Il 2019 è stato un anno di grande trasformazione dei comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata spinta, dice Alessia Scappini, amministratore delegato di Alia. Nel 2020 il servizio coprirà 1 milione di abitanti. È partito il nuovo porta a porta sui comuni di Fiesole, già da
settembre, diciamo ci sono i primi dati settembre, ottobre, novembre che sono quelli più importanti, che fanno vedere anche questa volta un bellissimo risultato dato dall'impegno della popolazione che ha reagito molto bene a questo nuovo servizio, che vede comunque la raccolta sia diurna che notturna di tutte le frazioni della raccolta differenziata, quindi della carta, del multimateriale, della frazione organica e del rifiuto indifferenziato, mentre rimane lo stradale, il rifiuto vetro, quindi il rottame del vetro, ci sono le campane stradali posizionate per raccogliere esclusivamente il vetro. I dati sono molto incoraggianti di questi pochi mesi, diciamo, da cui è partito il nuovo servizio. Siamo già al 75% di raccolta differenziata, quindi con dei 9-10 punti in più della raccolta differenziata rispetto al dato precedente del porta a porta. Un dato molto rilevante è quello che si incomincia a vedere, la riduzione del rifiuto indifferenziato, che si aggira sul 29%. Soddisfazione anche dal sindaco di Fiesole, Anna Ravoni. I cittadini sono soddisfatti del servizio? Sì, e la cosa strana è questa, che all'inizio c'era tutta una serie di cittadini che anche sui social ci accusavano e erano contrari, ora sono proprio quelli che erano più contrari che attualmente sono i più positivi e quelli più collaborativi. Quindi questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che è stata una scelta condivisa, ma d'altra parte è una scelta per il bene dell'ambiente, quindi è chiaro che anche i cittadini che vogliono bene all'ambiente e vogliono bene ai propri figli e ai propri nipoti così fanno. E così sono contenti. E veniamo al bilancio dell'Emporio della Solidarietà, iniziativa della Misericordia di Pistoia. Sono state aiutate ben 1600 persone. Si chiude un anno molto intenso per la Misericordia di Pistoia, che ha visto l'Arciconfraternita impegnata su molti fronti e tante iniziative. Nel 2019 sono state tante le attività che sono state messe in campo, soprattutto nell'ambito sociale, nell'ambito dell'emergenza e di tutti i nostri servizi più comunemente istituzionali. E la cosa importante è che quest'anno siamo riusciti in partnership con la Caritas e la Fondazione Cassa di Risparmio a dare gambe all'Emporio della Solidarietà, che era un servizio molto importante per la città e che ha preso il via in maniera direi molto importante, ed è riuscita a servire, quindi aiutare nell'emergenza alimentare ben 1594 persone in questo anno. Ha consegnato quasi 600 quintali di merce, quindi veramente una dimensione enorme. Poi è continuato l'attività del microcredito, la prevenzione dell'usura, sono stati fatti dei corsi sul territorio della cittadinanza, la cittadella a questo punto è completa già da tempo, gli abitanti sono lì e c'è anche molta richiesta da parte di tante famiglie che cercano casa, quindi direi un anno molto importante, ricco di attività, di cose nuove e non nuove, ma che comunque consolidano la nostra attività ormai secolare. Per il 2020? Ma per il 2020 continueremo sicuramente su questa strada, quindi cercheremo magari di potenziare ancora di più le attività sociali in base anche alle esigenze che la gente manifesterà. Arriva Alice delle Meraviglie nel Paese delle Meraviglie al MEIR per raccogliere fondi per questo centro di eccellenza per l'assistenza sanitaria ai bambini. Continua così il sodalizio tra la Fondazione MEIR e l'Università di Firenze e il servizio di Rachele Campi. L'ospedale MEIR è università, non ospita l'università, è università, perché è nato nel 1891 e iniziò la sua vita di assistenza, di ricerca e di formazione proprio come una cattedra universitaria di pediatria. Lunedì 23 dicembre, ore 20:30, al Tuscany Hall di Firenze andrà in scena Alice nel Paese delle Meraviglie Artistiche, uno spettacolo messo in scena grazie alla sinergia tra l'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione MEIR. Per quest'anno, per il secondo anno, facciamo uno spettacolo insieme, uno spettacolo per sostenere tutte le attività della Fondazione MEIR, che sono tutte attività legate alla ricerca, alla cura, all'assistenza dei piccoli. E quest'anno ho ideato uno spettacolo particolare, perché è uno spettacolo per grandi e piccini, è una rivisitazione di due romanzi famosissimi per i piccoli, che sono Pinocchio e Alice nel Paese delle Meraviglie, in un dialogo a due voci, uno il narratore che sarò io e l'altro è una ragazzina un po' scanzonata, impertinente, anche irriverente, che sarà interpretata da Gaia Nanni. A questo dialogo si alterneranno musiche, danze, spezzoni cinematografici
tutti legati dal fatto della comunanza di musica, cinema, danza, numeri, scienza, e insomma un vero e proprio calambur di cultura unitaria. L'ingresso sarà gratuito, però sarà possibile fare anche delle donazioni. Sì, l'ingresso sarà gratuito per chi vorrà dare un piccolo segno ai bambini ricoverati all'ospedale Maier, aiutare l'attività dell'ospedale, lo potrà fare liberamente. Bene, tutto è tutto per il nostro TG regionale. Se volete alle 21:15 c'è Toscana On. Grazie a chi ci ha seguito. Buona serata.